Ciao ragazzi, oggi un nuovo video consiglio che riguarda un po' l'ottimizzazione delle boilers, ok? Naturalmente self-made si parla sempre. Allora, diciamo che creare delle esche davvero ottimizzate che agiscono in modo potente sia sull'apparato sensoriale della carpa, ma che siano capaci di stimolare le vie intraorali della stessa in modo produttivo. Costa, studio, tempo e anche ingredienti di un certo livello, ok? Tecnici ed evoluti. Capisco bene che per un'azienda produrre un'esca così non sarebbe redditizio in termini di ritorno economico, quindi è più semplice creare valanghe, come dire, multitudine di esche tutte uguali mediante rollatrici professionali che sono sia abbastanza digeribili, constano di mix semplici, ma all'interno comunque hanno ingredienti a basso costo e a basso contenuto di proteine, soprattutto solubili, e naturalmente contengono le uova, che anche se cotte al vapore ne riducono comunque la loro funzionalità in acqua. E questo penso che l'abbiate finalmente capito. Inoltre, di queste esche ne servono tante per avere buoni risultati, risultano catturanti, sì. Ma nel lungo periodo il loro effetto va a scemare inesorabilmente. E secondo me le carpe più grandi e smaliziate, questo si parla sempre di mie riflessioni personali. Io non voglio apparire come una persona che ha le verità assolute, a differenza di altri che ho visto nel tempo atteggiarsi in questo modo qua. Io non sono così, queste sono mie riflessioni, la pesca non è scienza, quindi ognuno di noi ha fatto le sue esperienze, le sue valutazioni e queste sono le mie che mi piace condividere con chi le apprezza e le segue. Chiudo parentesi. Quindi dicevamo che secondo me le carpe più grandi e smaliziate le riconoscono, le uova, parlo, come fonte di pericolo. Alcune di queste boilers prodotte, diciamo, a livello industriale contengono qualche estratto sicuramente, aroma in polvere, liquido, palatant, composti di amminoacidi, ma solo superficialmente, e che in poche ore abbandonerà la boil rendendola un oggetto inutile sul fondale, proprio come se fosse un sasso. Quindi anche se durano 24-36 ore, lascia il tempo che trova. Potrebbero durare anche 60 ore, però di cosa ce ne facciamo se poi diventano, se la loro attrazione potrebbe essere paragonata a quella di un sasso, cioè zero. Vi consiglio quindi di dimenticarvi, parlo di self-made, vi consiglio quindi di dimenticarvi della tavola, degli estrusori, delle rollatrici e di altri aggeggi, e investire invece quei soldi in ingredienti tecnici ed evoluti, di iniziare a sporcarvi davvero le mani sentendo le esche che create direttamente sul palmo della vostra mano. Ok? Creare esche di tutte le forme, ma non sferiche, in modo da aumentare, come dico sempre, la superficie idroreattiva dell'esca, senza uova, poiché, come abbiamo detto in un altro video, l'uovo è un alimento sì completo, che contiene tutti gli amminoacidi essenziali. Quindi, nella vecchia teoria dell'HNV, è un'utile parte integrante di quell'approccio antiquato alla realizzazione di queste esche nutritive. Ma lo scopo delle esche non è quello di nutrire i pesci, ma bensì di ottenere il maggior numero possibile di catture senza saziare i pesci. Ecco quando io parlo di esche HNV in chiave moderna, cosa voglio dire? L'uovo è altamente insolubile, è poco reattivo all'acqua una volta che l'abbiamo cotto, anche se lo andiamo a cuocere, come ho già detto, al vapore, il che è l'esatto opposto di ciò che dovete fare con le vostre esche, ossia devono essere il più reattive possibile all'acqua. Non usate le uova in modo da non andare a prosciugare le energie delle vostre carpe nel doverle digerire. E così non le sazierete, soprattutto per il car fishing invernale. Questo aspetto è da considerare.
Insomma, le uova vanno bene per noi atleti, ma per le carpe c'è qualcosa di meglio. Spero che sia chiaro questo concetto. Sfruttate invece la fermentazione in più tempi e tutti i metodi di cui parlo nella sezione articoli protetti presente su carmagazine.it. Così facendo darete via ad esche dal profilo attrattivo superiore a qualsiasi esca che avete provato fino ad ora e presenterete alla carpa un qualcosa che non ha mai percepito in acqua. Poiché, se non l'avete ancora capito, le carpe avvertono le sostanze che inserite quando si disciolgono nell'acqua, quindi avvertono le sostanze disciolte, quindi non hanno bisogno neanche di testare fisicamente le esche per sapere cosa contengono. Dato che le sostanze che inserirete, se saranno quelle giuste, diventeranno soluzione intorno ai pesci. Apro una piccola parentesi di qualcuno che mi ha contattato, che è entrato nella sezione articoli protetti riguardo alcune ricette HNV in chiave moderna, che alcune esche all'inizio avevano un assetto neutro in acqua, addirittura galleggiavano un po'. Quello è dovuto, ragazzi, alle fermentazioni multiple che sviluppano gas. Poi, anzi, è un effetto positivo, perché la vostra esca in acqua risulterà proprio come il cibo naturale presente, che di solito ha un peso neutro. Ok, o è criticamente bilanciato, come si suol dire. Pensate sempre fuori dagli schemi e farete la differenza. Detto questo, concludo dicendo che da un po' ho creato alcuni hashtag che mi piacerebbe che fossero condivisi anche da voi sui vostri social. Uno è Boilers eticamente corretta, che riguarda il fatto di non intendere l'esca come un prezzo al chilogrammo, ma di intenderla come potenza di attrazione al chilogrammo. Tenete presente questa cosa qua, che è molto importante. Il secondo hashtag è self-made future, ossia pensare fuori dagli schemi e iniziare a creare un'esca davvero evoluta che aumenti esponenzialmente il numero delle vostre catture. Ed in ultimo, no eggs, ossia provate sempre ad affiancare a un'esca come la intendo io ad una tradizionale e tirate le somme. Naturalmente le dovrete testare in differenti ambienti, dal più facile al più difficile e almeno per un'intera stagione. Bene ragazzi, vi rinnovo l'avviso di iscrivervi al canale YouTube Carmagazine TV e ci vediamo a un prossimo video consiglio. Un abbraccio, ciao anglers!